Cari amici, buon pomeriggio, buon pranzo per chi si appresta ora a pranzare. Bene, anche se non ho potuto seguire in presa diretta così il calendario della Serie A 2020-21 che partirà tra meno di 3 settimane. Andiamo ad elencare quindi le 19 giornate in ordine cronologico, sia per quanto riguarda l'Inter che per quanto riguarda il Milan. Partiamo dall'Inter, come in ordine di lettera. Prima giornata Benevento-Inter, seconda giornata Inter-Fiorentina, terza Lazio-Inter, quarta il derbissimo Inter-Milan. Quinta Genoa-Inter, sesta Inter-Parma, settima Atalanta-Inter, ottava Inter-Toro, nona Sassuolo-Inter, decima Inter-Bologna, Cagliari-Inter all'undicesima, Inter-Napoli alla dodicesima, Inter-Spezia alla tredicesima, alla quattordicesima Hellas-Verona-Inter, alla quindicesima Inter contro Crotone, sedicesima Samp Inter, diciassettesima Roma contro Inter, diciottesima Inter Juve e chiude la diciannovesima andata 24 gennaio, ritorno 23 maggio 2021, Udinese Inter. Ora invece andiamo ad elencare quello che è il calendario del Milan. Alla prima Milan-Bologna, seconda Crotone-Milan, terza Milan-Spezia, quarta Inter-Milan, quinta Milan-Roma, sesta Udinese-Milan, settima Milan-Hellas-Verona. Ottava Napoli-Milan, nona Milan-Fiorentina, decima Sampdoria-Milan, undicesima Milan-Parma, dodicesima Genoa-Milan, tredicesima Sassuolo-Milan, quattordicesima Milan-Lazio, quindicesima Benevento-Milan, sedicesima Milan-Juve, diciassettesima Milan-Toro, quindi al ritorno saranno due trasferte di fila a Torino per i rossoneri, diciottesima Cagliari-Milan, si chiude la diciannovesima Milan-Atalanta, chiusura quindi del campionato a Bergamo in casa dell'Atalanta. Io vi ringrazio voi tutti, dopo che questa mattina il mio primo dei 2 giorni al mare, sfruttando anche la preziosa ospitalità dell'Associazione Genitori Trani, dell'AGE Trani, quindi a questo punto giusto un altro pochino di pazienza, intanto ovviamente il calciomercato continua e sarà calciomercato credo fino ai primi di ottobre. Un saluto a voi tutti, mi raccomando, tifiamo in generale lo sport che è bello, vabbè, lo sappiamo, da tutti i livelli ci sono tantissimi interessi economici e finanziari. Comunque, questi erano i due calendari rispettivi di Inter e Milan. Ci vediamo alla prossima. Ciao!